La nave Itamari, ieri notte, nel porto di Ortona. Ricomincia dall'Abruzzo la speranza per i 38 migranti recuperati al largo di Lampedusa, giunti poco dopo la mezzanotte a bordo della nave della ONG Basca. Tra i passeggeri, 18 minori e 2 neonati. Le parole del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, raccolte dal collega Luca Pompei. È un'emozione fortissima perché è un conto vederle in TV certe immagini, è un conto vederle dal vivo. Vedere mamme che scendono con i bambini in braccio, neonati di pochi mesi, è qualcosa che fa veramente riflettere e credo che la nostra città, la nostra regione, questa squadra di tante persone ha dimostrato di avere innanzitutto tanta umanità e quel sentimento forte di solidarietà, oltre che alle capacità professionali tecniche per gestire queste situazioni. Un tè caldo e poi riso e carne dopo i controlli sanitari e le procedure di identificazione. È così arrivata l'alba per i migranti della Nuova Guinea del Senegal. A gestire le operazioni di sbarco la Capitaneria del Porto di Ortona, coordinata da Prefettura e Questura di Chieti. È intervenuto sul posto anche il senatore Michele Fina, di intervista rilasciata a Enrico Giancarli. Siamo ancora a notte fonda e stanno visitando i primi bimbi. Davvero è solo un'operazione di carattere politico che non ha niente né di concreto e né di umanitario. Concretezza e umanità sono esattamente le due caratteristiche che servono per gestire la problematica migratoria. Per quanto riguarda la collocazione dei migranti, 4 minori andranno in strutture SAI in provincia di Pescara e Montesilvano, Civitacquane e Pescara, 3 in provincia di Chieti, a Carunchio, Carpine Tosinello e Fresa Grandinaria. Altri 11 saranno collocati in un CAS, in un centro di accoglienza straordinario temporaneo a Dogliola. I minori questa mattina sono stati presi in carico direttamente dai responsabili dei centri. Altri 8 migranti andranno in strutture della provincia di Teramo, fra Civitella del Tronto e Roseto degli Abruzzi, e 7 in provincia dell'Aquila, San Demetro Nevestini, 7 in provincia di Pescara. Nel gruppo sono compresi anche 2 bambini di 7 e 24 mesi che potrebbero invece ricevere le prime cure con le madri nel reparto di pediatria del Policlinico di Chieti. La nave resterà in porto fino al 28 febbraio prossimo per una sosta tecnica.